Ciao, oggi vedremo qualche trucchetto per velocizzare la famiglia Apple Silicon e partiamo riducendo le animazioni. Ci basta andare su impostazioni di sistema, accessibilità e qui premiamo su riduci la trasparenza. Poi andiamo su scrivania e dock. L'ingrandimento influenza l'animazione della barra delle applicazioni, noi mettiamo su no, così ne sarà esente. Ed infine su animazione all'apertura delle applicazioni togliamo la spunta. Seconda operazione molto importante è quella di rimuovere widget e disabilitare notifiche. Per farlo premiamo sulla data, andiamo sopra i widget e con il tasto destro scegliamo rimuovi widget. Successivamente torniamo sulle impostazioni di sistema, andiamo su notifiche e qui impostiamo mai. Tolgo anche la spunta da consentire notifiche quando lo schermo è bloccato. Il terzo consiglio è quello di fare un reset della RAM per renderla nuovamente prestante e priva di errori. Vi basta spegnere il PC, riaccenderlo e tenere premuto 4 tasti per 20 secondi che sono R, P, Command e Option. Un'operazione molto semplice, ma se state utilizzando da parecchio tempo un MacBook, magari un M1, quindi sono passati un po' di anni, ecco, una procedura del genere fa la differenza. Altro punto importante riguarda il monitoraggio dell'attività. Tenete sempre sott'occhio questa finestra perché vi consente di avere un panorama completo del comportamento di un determinato programma sul PC e quindi si sa che impatto ha sulla CPU, sulla memoria, sul disco, sulla rete e poi potrete decidere, premendo su questa X, di terminarlo. Ma non solo, se vedete che un determinato aggiornamento ha reso troppo pesante quel programma, potrete valutare, in base all'impatto che ha, di disinstallarlo e quindi vi permette di fare una buona analisi. Per trovare questa finestra vi basta andare su cerca e digitare monitoraggio attività. Un aspetto che influenza nettamente le prestazioni degli Apple Silicon è la quantità di memoria presente di archiviazione. Questo perché avendo una memoria unificata, la RAM va a prendere risorse anche dall'archiviazione e quindi se non c'è spazio, le prestazioni non ci sono. Quindi ragazzi, disinstallate programmi che non utilizzate, eliminate file pesanti, ma per questo c'è un software che rende tutto molto semplice, che è CleanMyMac. Un programma che è in grado di localizzare in tutto il PC i file più pesanti e di eliminarli, ma non solo, ottimizza il sistema e rimuove malware. La pulizia che svolge è veramente approfondita, per farla manualmente ci vorrebbe un'eternità. Qui basta un click. L'interfaccia è molto intuitiva, semplice e con un'attenzione ai suoni di notifica che farà impazzire gli utenti Apple. Questa è l'interfaccia, possiamo fare una scansione smart che è globale, ma possiamo anche andare nei dettagli, quindi una scansione di sistema, una pulizia delle mail, del cestino. Come vedete abbiamo la parte di protezione dati e dai malware. Possiamo ottimizzare e fare manutenzione al nostro MacBook, disinstallare i programmi che non è sempre così semplice col Mac. Abbiamo anche una parte dedicata agli aggiornamenti, alle estensioni e ai nostri file. Questo software è leader da anni, se non lo avete trovate il link in descrizione. Un parametro che influenza nettamente le prestazioni della macchina è il risparmio energetico. Andiamo a disabilitarlo, andiamo sulla batteria, impostazioni batteria e qui mettiamo mai. Se nell'utilizzo base non noterete particolare differenza, quando si lavora seriamente il salto è netto. Su Premiere, quando faccio un color grading pesante, sul risparmio energetico non si vede neanche l'anteprima, quando lo disabilito torna tutto disponibile. Ovviamente questo incide anche parecchio sulle prestazioni dell'autonomia, sono arrivato anche un 3 ore in meno, però insomma tenete bene in mente questa cosa. Ed infine ragazzi, l'ho fatto, ho disabilitato Siri, perché nel mio caso non mi è mai stata utile, non l'ho mai utilizzata, ma qui varia in base al vostro utilizzo. Io sono andato nelle impostazioni di sistema come sempre, Siri e Spotlight, e ho disabilitato Siri. Insomma ragazzi, questi erano dei piccoli trucchetti per velocizzare il nostro Mac. Se ne avete altri scriveteli qua sotto con un commento. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.